Il passo ha sicuramente una connotazione anche marziale, ma direi sostanzialmente ha una connotazione pratica. E le arti sceniche hanno questa dimensione pratica come elemento centrale del proprio operare, del proprio fare, ed è quello che rende interessante il teatro, cioè il fatto che il teatro mostra attraverso una prassi qualcosa che emerge attraverso quella prassi, cioè è davvero nel senso quasi della parola, dell'etimologia della parola praxis in greco, che è un fare che fa emergere il soggetto che compie quel fare attraverso l'operare. Sicuramente il teatro ha questa funzione, ha questo privilegio in qualche modo di essere un elemento anche artigianale. È artistico e artigianale allo stesso tempo, cioè è fatto di un insieme di pratiche, non un'unica pratica, che passano da pratiche del corpo, pratiche della voce, pratiche dell'ascolto, della luce e direi anche sostanzialmente di una pratica di creazione di immagini. In che modo il teatro può mostrare attraverso il proprio fare l'indicibile, il mistero, ciò che si sottrae normalmente alla parola. Ecco, io credo che il teatro abbia questa capacità di coniugare appunto tutto quell'insieme di pratiche di cui parlavo prima, corporee e via dicendo, insieme a una facoltà immaginifica molto forte. Cioè il teatro è il luogo in cui l'immagine è vivente, in cui l'immagine si preclude la propria rischio, anzi la certezza di diventare un fossile in qualche modo, no? È un essere ancora vivente dove l'immagine si muove, dove l'immagine crea allo spettatore un'inquietudine, proprio perché si muove, perché non è afferrabile così facilmente, ammesso che sia facile, ma comunque così immediatamente come davanti a un quadro. Ovviamente questo non sempre avviene. Nei casi migliori invece il teatro riesce a produrre un'immagine e in quel caso c'è lo stupore, la meraviglia e anche il timore di scoprire il potenziale che è dentro un'immagine.